Mi dispiace dirle che a suo padre bella faccia e a lei baby faccia vi restano solamente 48 ore di vita. Mi dispiace. Portiamo immediatamente baby faccia in sala operatoria. Ci sta abbandonando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salviamolo! Aiuto! Aiuto! Mamma mia! Mio papà e il suo nuovo figlio adottivo me le hanno suonate di santa ragione. Sto veramente male. Grazie al cielo, non sono morto! Mi raccomando, iscriviti al canale e commenta qui sotto scrivendo Forza Baby Faccia! Non ricordo nulla, ma dove mi trovo? Oh mamma mia, ma non so nulla! Perché sono qui? E soprattutto, cos'è successo? E perché mio papà e il suo nuovo figlio mi hanno picchiato? Mi sento veramente male. Poi ho dei brividi di freddo. Fa veramente tanto tanto freddo. Ma in che mese siamo? Penso che dovremmo essere a Natale. Ma io non ho una mamma. Ciao bambino, come stai? Wow, che bel campo da calcio. Oh mamma mia, ma sei tutto sporco di pipì e di cacca. Io sono baby faccia, piacere. Io ti conosco. Tu sei baby faccia, noi siamo amici. Ah, ok, come ti chiami? Io mi chiamo Bel Conigliino e ho 2 anni. Wow, Bel Conigliino, che bel nome, Bel Conigliino. Penso di essermi raffreddato, mi gira anche la testa. Oh mamma mia, sto veramente tanto tanto male, cosa faccio? Vabbè dai, non pensiamoci, magari sono state le botte che ho prese. Andiamo a fare shopping all'IKEA. Wow, che belle camere. Salve signore, io vorrei comprare qualcosa per la mia cameretta. Mocciosetto in fondo a destra, fila. Ok, gentilissimo signore. Wow, che persone brave che esistono nel mondo. Wow, mamma mia, che bello. Una nuova mensola. I libri, io amo i libri, mi è venuta la passione per la lettura. Da grande voglio diventare uno scienziato e amo andare a scuola. Penso proprio che beh, diventerò anche un dottore. Allora, prendo tutti questi libri e tutta questa libreria. L'Xbox e il computer e dei nuovi videogame. No, non mi interessa, sono molto meglio i libri di scuola. Ah, e poi la scopa, perché devo anche aiutare a casa, perché è importante tenere pulita la casa. Allora, signore, prendo questo libro, questo qui, tutta questa libreria e anche questa scopa. Amico mio, ma per caso sei impazzito? Hai battuto forte la testa, tu? Tu hai sempre odiato leggere e preferivi giocare ai videogame. Dovresti farti vedere all'ospedale. All'ospedale, signore? Vabbè, comunque... Ok, allora vado, ti rubo queste cose! Via, via, yam e bella pizza margherita, te le rubo, non le pago! Ora che vado, pulisco subito tutta la casa... E mi metto a leggere. Mi sento leggermente collassare. Ma sono svenuto. Ma che cosa mi è successo? Mi sento veramente strano. Mi sembro uno zombie. Oh, penso proprio che il caso che io me ne vado all'ospedale, anche perché la voce ce l'ho molto strana, non riesco neanche a parlare bene. Yamma pizza, devo andare a fare la diarrea. Andiamo immediatamente all'ospedale. Salve signora, mi sento male, mi serve un dottore. Corsia 10 in basso a destra. Non capisco un corno, stai per favore. Dottore mi aiuti, mi sento male. Le dico i sintomi, mi sento la febbre alta. Poi sono svenuto 2 volte e mi sento strano, mi sento pieno di muco, mi gira la testa e it's a Barbie girl. Questo di qui è un caso più grave del previsto. Mi sa che ti dobbiamo visitare in maniera approfondita. Vai dal mio collega. Che vuol dire collega? Salve dottore, mi sento molto male. Oh mamma mia, ma che ci fai con quella spada? Niente dottore, niente. Mi guardi, ho un aspetto un po' strano. Mi sono spuntate delle macchie sulla pelle. Mi sembro uno zombie. Mi sento morire, dottore. La prego, mi aiuti.
aiuti? Beh, si accomodi nel lettino e la visito. Ok. Mi devo coricare perché non sto per niente bene. Sto risvenendo. Emergenza, emergenza! Il polletto qui è svenuto! Sta per morire! Emergenza! Portiamolo immediatamente in sala operatoria! Amico, amico, 1, 2, 3! Pic, pic, pic! 1, 2, 3! Forza, polletto, svegliati! 1, 2, 3! Forza, polletto, reagisci! Aiuto! Aiuto! Ma che cosa è successo? Questa macchina è attiva ancora! Ancora il cuore mi batte, sì! Grazie al cielo! Dottore, ma che cosa, ma che cosa? Che cosa è successo? Vi prego, me lo potete spiegare? Allora, signor Polletto, è dura da dire, ma lei ha una grave malattia, la zombite acuta. E purtroppo non esistono cure. Le rimangono 2 ore di vita. Cosa? 2 ore di vita? Ma vuol dire che sto morendo? Oddio! Adesso dovrà restare ricoverato in ospedale per tutto il tempo e proveremo a salvarla, anche se non penso che ci riusciremo. No! Io me ne scappo, non ci sto con voi! Me ne scappo, abbandono questa città! Ma perché doveva capitare proprio a me? Chissà cosa starà facendo in questo momento il mio fratello adottivo Belpulcino e chissà come sta. Oh mamma mia, che strano, ma mi sento veramente male, eppure... Pensavo di essere immortale. Io sono il fratello cattivo di Baby Faccia, il nuovo figlio di Bella Faccia. Ma dopo che ho mangiato mi sono sentito male. Aiuto, mi gira forte la testa, un dolore allo stomaco incredibile. A volte mi si modifica la voce così, non capisco il motivo. Penso che devo farmi vedere al pronto soccorso. Anzi no, penso dalla polizia. Sì, penso proprio qui. Mamma mia, ma mi sento proprio male. Agente, buon pomeriggio. Oh, buon pomeriggio, ragazzo. Che è successo? Ti hanno rapinato? Hai bisogno di aiuto? Squadre speciali, intervenite. No, no, agente. Ma che cavolo fa? Assolutamente no. È che mi sento male. Ho un forte mal di stomaco, dei crampi allo stomaco. Penso proprio di stare per abbandonare questa vita per sempre. Cosa faccio? Mi curi? Ma tu stai scherzando? Devi andare di corsa all'ospedale, sbrigati! Ok, agente, mi sembrava che dovevo andarmi a curare all'IKEA oppure al McDonald's. Vabbè, allora andrò all'ospedale. Mi scappa forte la diarrea, non riesco a trattenerla. Mamma mia, devo andare al pronto soccorso. Mi serve un medico, dottore, ho una forte diarrea, ho vomito e ho un mal di pancia. Allora, dici Oh mamma mia, come sospettavo, la voce ti si modifica. Riprova, dici Oh mamma mia. Aspetta, fammi toccare la fronte. Scotti! Ah! Sei bollente! Bruci! Amico mio, qui tu hai la zombite. Ti dobbiamo immediatamente addormentare. Vai nel letto. Cosa vuol dire la zombite? Oh mamma mia, ma a me non piace stare al pronto soccorso. Vabbè. Finalmente mi sono svegliato, dottore. Ma mi vedo il braccio strano. Prima non lo avevo così, ma... Ma che cosa mi è successo, dottore? Ho solo il braccio strano, vero? Ce l'ho tipo color pietra. Oh, cavoli. Vabbè, è solo il braccio. Eh sì, è solo il braccio. Non si preoccupi. Tutto a posto. Però purtroppo, Belpulcino, le devo dire che lei ha una malattia incurabile e che le restano 48 ore di vita. Mi dispiace. Quindi resti con noi fino alla fine dei suoi giorni. Cosa? Ma voi state scherzando? Ma io non posso stare qui, non posso stare qui. Mamma mia, no. No, devo andare da mio papà Bella Faccia a dirglielo. Mi sento male. Quindi che cosa vuole? Niente, signore, purtroppo mi sto accusando un po' di malesseri. La saluto, arrivederci. Mamma mia, mi sento tutto gonfio. Ah, ragazzi, siete qui. Mi raccomando, se sei nuovo, iscriviti ora al canale. Ti do 3 secondi di tempo, premi il tasto rosso iscriviti ed ovviamente lascia un bel mi piace a questo video. Mi sento molto strano, mi sento
davvero tutto gonfio e non riesco a stare in piedi. E poi mi chiedo anche dov'è Bella Faccia, dov'è Baby Faccia, dov'è il fratello cattivo di Baby Faccia Bel Pulcino. Vabbè, magari faccio un salto al volo, non riesco neanche a camminare veloce. Guardate, vado molto lento. Salve signora, mi sento tutto gonfio, vado di sopra dal medico, Salve dottore, mi sento molto male, sono tutto gonfio. Non lo so, prima stavo bene. Sono passati da qui Bella Faccia, il suo figlioletto Baby Faccia e anche Bel Pulcino. E tutti stanno malissimo, quindi mi sa che anche lei ha la zombite. Bella Faccia, Baby Faccia e Bel Pulcino stanno male, sono venuti qui al pronto soccorso. Sì, e tutti e tre stanno morendo. Bene, come quel signore che è coricato lì. Oh mamma mia, oh mamma mia. Che puzza, io me ne esco da qui. Ma allora dottore, vuol dire che anch'io sto per... Esatto, lei sta morendo. No!